Cioè, io vorrei capire questo improta, no? Cioè, è una persona veramente scostumata, una persona obbrobbiosa proprio. Si è permesso di sui social di. Cioè, tu Poi stai. gratuitamente, No, ma tra tu l'altro. stai festeggiando e avrò l'opportunità sicuramente di incontrarlo. Ma tu hai avuto, lo conosci? Non lo conosco, ma mi era già antipatico come persona. E ti dico la sincera verità, non è corretto, perché tu stai festeggiando una promozione dove hai meritato. Cosa c'entra il fatto che tu ti metti a dire chi non salta e pisce? Mi sembra che non è corretto, perché poi sei pure una persona che hai giocato qua. Ma gliel'ho mandato già a dire da un suo collega, sempre ci incontreremo. Lo faccio tanto, sicuro. Ti giuro, guarda, è una cosa allucinante, è una cosa, sono rimasto talmente male, perché poi, cioè a Salerno comunque sei stato trattato bene. Sicuramente un napoletano, ma non per i napoletani, perché io ho tanti amici a Napoli, però lui è disgustoso quello che ha fatto. Esatto, Ma bravo, poi io gli vorrei esatto. dire, ma chi vi conosce? Ma chi vi sa? Cioè, chi non vi conosciamo noi, cioè noi siamo una realtà povera. Cioè Salerno è un'altra realtà, perché poi oltretutto vengono tutti a Salerno poi a fare shopping e quant'altro. Scusa, visto che hai aperto per chiuderla la parentesi, hai detto a un amico in comune Sì. proprio queste testuali parole, Sì, gliel'ho cioè detto, è meglio, non lo incontro perché gli faccio passare un brutto quarto d'ora. senza Ma leggere. lo dico perché deve ascoltare. Perché è disgustoso quello che ha fatto questo giocatore. Non esiste. E mi meraviglio, come ho detto prima, una società come Benevento che lo dovrebbe multare. Perché non esiste. Non esiste Ma un brutto assolutamente. quarto d'ora nel senso che gliene dici Glielo quattro? dico io. Sicuramente se ci incontreremo gli dirò due o tre cose, sicuramente. Senza ombra di dubbio. Ma ci incontreremo.